Ha chiesto di intervenire il deputato Rampelli sull'ordine dei lavori. Prego. Grazie Presidente. Purtroppo rimbalzata nel corso della nottata e stamattina la notizia della morte di Paolo Rossi. È stato definito una sorta di eroe silenzioso, il simbolo dei campioni del mondo di calcio del 1982. E penso che sia opportuno e giusto tributare non solo e non tanto a lui in quanto talento sportivo, ma a Pablito in quanto campione nella vita, il giusto ricordo. Io penso che ci siano davvero tanti modi, insomma, per poter vivere anche la tensione, l'emozione di una competizione sportiva. Si può essere baciati dalla fortuna ed essere dei talenti sportivi in quanto tali, e quindi riuscire a conseguire i primati più incredibili e diventare famosi nella propria nazione e nel mondo intero. E si può però anche essere, appunto, un esempio riconosciuto da tutto un popolo. Paolo Rossi aveva anche un impegno di carattere sociale, ma comunque ha vissuto anche la sua uscita di scena dal palcoscenico della notorietà in maniera sobria, elegante, silenziosa, discreta, giusta. Quindi questo è quello che vogliamo lasciare agli atti della Camera dei Deputati e del Parlamento italiano. Del suo transito terreno le nostre bandiere sono inchinate di fronte a Paolo Rossi. Applausi.